Buona giornata e bentrovati per la prima edizione del telegiornale. Il programma nucleare della Corea del Nord rappresenta una minaccia crescente non solo per la sicurezza degli Stati Uniti, ma per il mondo intero. L'ha detto il segretario di Stato americano Tillerson nell'incontro che si è svolto con i senatori alla Casa Bianca. È una minaccia da prendere in considerazione. Gli Stati Uniti sono aperti a negoziati per una denuclearizzazione della penisola coreana, ma anche pronti a difendere i nostri interessi in caso di nuove provocazioni da parte del regime nordcoreano. Intanto, nella notte sono stati installati i missili THAAD con il trasporto di singoli pezzi a Seongju tra le proteste dei residenti. L'avvio delle operazioni a sorpresa è servito a mantenere forte il legame tra Corea del Sud e Stati Uniti in merito alla vicenda. Intanto la Cina ha chiesto alle due parti in lotta di fermare le manovre militari e bloccare i programmi nucleari di Pyongyang per cercare di raffreddare le tensioni. Dopo 3 anni la commissione antimafia è tornata a Foggia per valutare la situazione inerente il fenomeno della sicurezza nel capoluogo dauno. La presidente della commissione antimafia, Rosy Bindi, ha incontrato il prefetto di Foggia, Tirone. Si registra un'evoluzione del fenomeno sul territorio per quanto riguarda il crimine, ha detto la Bindi, tanto da farci tornare per un approfondimento. Nonostante l'ottimo lavoro della prefettura e delle forze di polizia, la situazione permane critica. E c'è stata una sottovalutazione da parte di tutti. La stessa Bindi ha ricordato anche il dirigente della Regione Puglia, recentemente scomparso dopo che aveva contribuito allo smantellamento del Gran Ghetto. A Cerignola adesso perché tornano le preoccupazioni per la sorte dell'ospedale Tattarella di Cerignola, dopo le polemiche, soprattutto la situazione indirizzata alla sorte del presidio ospedaliero Ofantino, che era stata messa in evidenza dall'europarlamentare Elena Gentile. Il comitato Mo' Avast ha fatto un corteo silenzioso di circa 2 ore con una manifestazione che si è tenuta all'esterno dell'ospedale. Per loro le sollecitazioni del direttore generale Vito Piazzolla non sono per niente condivisibili. E intanto lo stesso Piazzolla si è fatto vivo con una nota stampa indirizzata agli organi di informazione, mettendo in evidenza che è disponibile ad incontrare nuovamente il comitato e chiarire ogni dubbio sulla situazione e priorità dell'azienda, implementare le dotazioni organiche da Tattarella, considerato un tassello strategico della sanità in provincia di Foggia. In chiusura parliamo di calcio, anticipo importante per quanto riguarda la 15ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Venerdì alle 20:45 Super Big Match tra Atalanta e Juventus. Entrambe arrivano da importanti successi in campionato. I bergamaschi hanno vinto contro il Bologna per 3-2, mentre la Juventus ha superato il Genoa con un rotondo 4-0. Il match è in anticipo per consentire ai bianconeri di preparare l'intricata trasferta di Monaco per la Champions League. In caso di vittoria dei bergamaschi si riaprirebbe tutto sia per quanto riguarda la lotta Europa che per quanto riguarda la lotta Scudetto. Ricordiamo che al momento la Juventus conserva 11 punti di vantaggio nei confronti della Roma. È tutto per la nostra prima edizione del telegiornale, grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento, come sempre, alle 14. A più tardi.